Ciao family, bentornati sul canale o benvenuti per i nuovi. Oggi caso crime. Di cosa andremo a parlare? Andremo a parlare di una storia tragica avvenuta nel 1968. Andremo a parlare della storia di Barbara Meikle, la ragazza rinchiusa per 3 giorni sottoterra. Era stata rinchiusa perché? Perché sequestrata da 2 persone, ma non vi spoilerò più nulla. Vi dico però una cosa, che questa è una storia, per fortuna, anche se tragica, a lieto fine. Ora, sigla e poi video. Ci vediamo dopo. Quella di oggi è la tragica storia vissuta da Barbara Meikle, figlia di un milionario imprenditore edile di nome Robert Meikle e di Jane Meikle. Barbara è una ragazza di 20 anni che studia presso l'Emory University di Atlanta. Nel dicembre del 1968, negli Stati Uniti si era diffusa un'epidemia di influenza aviaria che durò nel 1968 al 1969. L'epidemia colpì molti studenti della Emory University e il 17 dicembre del 1968 colpì anche Barbara, che dovette recarsi in infermeria. Visto che la ragazza stava davvero molto male, i dirigenti scolastici chiamarono la famiglia per avvisarli della situazione e farla venire a prendere. La madre, Jane, preoccupata per la figlia, partì dalla Florida per recarsi ad Atlanta. Recuperò la figlia ed insieme andarono a soggiornare in un motel vicino al campus, con l'idea di far riprendere Barbara e, in un secondo momento, quando sarebbe stata meglio, sarebbero tornate a casa in Florida per passare le vacanze di Natale che sarebbero arrivate da lì a breve. Quella sera, Jane e la figlia Barbara, mentre si stavano riposando nella loro camera, sentirono bussare alla porta. Chi poteva essere? Loro non stavano attendendo nessuno. Chiesero chi fosse e in risposta la voce di un uomo disse di essere un poliziotto che si era recato da loro per parlare con Barbara del suo fidanzato Stewart. Il ragazzo, purtroppo, aveva avuto un brutto incidente automobilistico. Le 2 donne, scioccate dalla notizia, aprirono la porta e lasciarono entrare l'uomo. Ma non era solo, con sé aveva un collega. Jane e Barbara non potevano immaginare che quello era stato un grande errore. Appena la porta si aprì, i 2 entrarono nella stanza, saltarono addosso a Jane e la stordirono con del cloroformio, addormentandola. Fatto ciò, poi presero Barbara e la legarono con delle corde, poi, puntandole una pistola alla testa, la portarono in auto e le dissero che ora lei doveva stare ai loro ordini. Ovviamente, i 2 non erano agenti di polizia. Ma Gary Steven Christ, di 23 anni, e la sua compagna, travestita da uomo, Ruth Eisenman Shire, di 26 anni. Barbara e i suoi sequestratori partono in auto e dopo un po' arrivano all'interno di un bosco. I 2 obbligarono la ragazza a scendere dall'auto. Lei lottava, aveva paura, era molto spaventata. Quindi dovettero prenderla con la forza e dopo averla trascinata per qualche metro, la misero all'interno di una sorta di cassa in fibra di vetro rinforzata, che si trovava all'interno di una fossa scavata nel terreno. Ciò era stato creato apposta per lei. Christ, dopo aver chiuso la ragazza, le disse che all'interno poteva trovare del cibo, dell'acqua, una torcia, una coperta e una ventola per l'aria. Il tutto le sarebbe bastato per sopravvivere per una settimana. Dopo averle detto ciò, i 2 sigillarono la cassa e la ricoprirono con della terra. Barbara urlava, piangeva, chiedeva aiuto, li supplicava di liberarla e per risposta Chris le disse scocciato: «Ma non fare la bambina!» e poi se ne andò con la sua compagna complice Ruth. Il giorno dopo, Jane tornò immediatamente in Florida dal marito,
che era stato avvisato dell'accaduto, quando squillò il telefono. Era Christ, che diceva ai coniugi Michael che lui era il rapitore della loro figlia e che se loro non avessero pagato un riscatto pari a $500.000, Barbara sarebbe morta. Oltre a ciò, Christ comunicò le sue istruzioni per lo scambio del denaro. Lo avrebbero dovuto mettere in una valigia e poi solo Robert avrebbe dovuto consegnarlo. Se avessero accettato questo accordo, i coniugi avrebbero dovuto far pubblicare un annuncio sul Miami Herald e questo annuncio doveva essere una richiesta di ritorno per la figlia. Non dovevano far capire che era stata rapita. E così fu. Una parte dell'annuncio pubblicato recitava: «Tesoro, per favore, torna a casa. Pagheremo tutte le spese e ti incontreremo ovunque e in qualsiasi momento». Passarono 2 giorni dalla pubblicazione, quando arrivò un'altra chiamata da Christ. Quella volta dava istruzioni sullo scambio. Sarebbe avvenuto quella stessa sera a Biscayne Bay. Robert avrebbe dovuto lasciare la valigia a terra e se ne sarebbe dovuto andare. Robert lo fece, andò, depositò il denaro e si allontanò. Christ e Ruth arrivarono, presero la valigia e fuggirono. Ma poco dopo si accorsero che dietro di loro c'era la polizia con le sirene spiegate, che li stava inseguendo. Spaventati, i due scapparono, perdendo la valigia con il denaro, e fuggirono. La polizia era stata chiamata da un residente, insospettito da ciò che aveva visto. Robert non poteva credere a ciò che era successo. Quella era la sua unica occasione per salvare la figlia. Ed in preda alla disperazione fece un comunicato stampa diretto ai rapitori, nel quale disse di non c'entrar nulla con il fallimento del loro piano. Questo funzionò. Christ telefonò a Robert e gli diede nuove istruzioni. Doveva fare la stessa cosa ma in un altro luogo, esattamente sulla strada ad est di Miami. E ciò accadde. Ormai la polizia e l'FBI erano al corrente di tutto e anche Christ ne era consapevole. Lo scambio avvenì con successo. Ora c'era solamente da attendere le istruzioni su come trovare Barbara. Erano circa le 15 del pomeriggio del 20 dicembre, 3 giorni dopo il sequestro, quando Christ chiamò dando indicazioni molto vaghe sul luogo dove avrebbero trovato Barbara. Subito dopo quella telefonata partirono le ricerche della ragazza, a cui parteciparono centinaia di agenti. Immediatamente si recarono nel luogo indicato, ma non era semplice perché il bosco era tutto uguale. Dopo diverso tempo un agente sentì dei leggeri battiti provenire dal terreno. L'uomo chiamò i colleghi ed iniziarono a scavare con le mani fino a raggiungere la cassa dove era imprigionata Barbara. Gli agenti riuscirono ad aprire quella cassa e a liberare la ragazza. Era salva, ma molto debole, disidratata e provata fisicamente. Ma nonostante ciò, mentre un agente la stava portando all'auto che l'avrebbe riportata a casa dalla sua famiglia, lo guardò e gli disse: «Lei è l'uomo più bello che io abbia mai visto». Barbara era finalmente a casa con la sua famiglia e la polizia doveva ancora fare una cosa: catturare e arrestare Christ e Ruth. E così successe. Christ venne arrestato sulle coste della Florida mentre era a bordo di un motoscafo comprato con parte dei soldi del riscatto e venne condannato inizialmente all'ergastolo, ma poi la pena fu diminuita e venne rilasciato dopo 10 anni. Ruth invece diventò per un periodo la prima donna ad essere tra le 10 persone criminali più ricercate dall'FBI, perché per 79 giorni fu latitante. Poi fu finalmente presa ed incarcerata. Dopo 5 anni di carcere fu mandata in Honduras, il suo paese di nascita. Barbara, nonostante la tragica esperienza vissuta, riuscì a rifarsi una vita, sposando Stewart, suo fidanzato dell'epoca, e diventando così madre. In tanti le chiesero delle interviste, che lei però prontamente rifiutò. Quello che doveva dire lo scrisse nel suo libro intitolato 83 Hour Till Dawn, uscito nel 1971.
In quel libro, Barbara scrive: «Per non farmi distruggere dal terrore, mi sforzavo di immaginare solo cose piacevoli, come la mia famiglia riunita attorno all'albero di Natale, o io e Stuart mentre pattinavamo sul ghiaccio. Tre o quattro volte pensai davvero che quella sarebbe stata la mia bara. Quando diventavo morbosa, pensavo a chi mi avrebbe salvato, a chi e quando. Sarebbe stato forse un contadino o qualcuno che avrebbe scavato per costruire qualcosa. Ci sarebbero voluti 10 anni, 20 anni, quanti? Avevo freddo ed ero bagnata ed indolenzita. La mia torcia si spense per non riaccendersi più. Ero in un'ottenebrante oscurità». Ed eccoci di nuovo insieme, amici. Dunque, voi cosa ne pensate di questo caso? Io vi dico la verità, ne avevo sentito parlare, ma non mi ero mai andata ad informare un po' meglio. Sinceramente, non avevo cercato ulteriori informazioni da quello che avevo sentito dire. L'ho fatto e sinceramente, dopo averlo fatto, ho voluto portarvi questo video sul canale. Io vi dico che ho provato ad immedesimarmi in Barbara e io, soffrendo di claustrofobia, ragazzi, non credo nemmeno che sarei sopravvissuta per 24 ore, forse mezza giornata. No, non ce l'avrei fatta e non so come lei sia riuscita, veramente, una forza d'animo, una voglia di vivere che è da invidiare. Ora, smettiamo di parlare di me e parliamo di voi. Quindi ditemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate su questo caso, se lo conoscevate, se sapevate particolari, cosa ovviamente avreste fatto voi al suo posto. Scrivetemelo che poi ci confrontiamo insieme. Se siete arrivati fino a qua, io vi ringrazio, vi mando un bacione enorme. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale per aiutarmi a crescere, che lo state facendo, aumentiamo sempre di più, ragazzi, è fantastico. Infatti io ve ne ringrazio veramente infinitamente. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bellissimo pollice in su, se non vi è piaciuto, lasciatelo in giù, non è un problema. Io vi ringrazio ancora e vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!